Allora, una vittoria che vi vale il suo passo su Modena, che ha riposato. Come sta? Allora, prima di tutto un match pulito, quindi sono contento, abbiamo vinto 3-0, 3 punti, la cosa più importante. È stato poco complicato nel secondo set, quando la squadra di Milano ha provato di rischiare qualcosa di più e è andato a qualche punto in vantaggio, però siamo stati bravi a recuperare subito, non dargli chance di fare diventare questa partita molto più complicata di quello che era. 3 punti, come ho detto, importantissimi, e per questo sono molto contento, perché così abbiamo più tempo di riposare e di preparare la prossima partita. Che sarà con Ravenna, in cui si tenterà 3 punti e la speranza anche di un allungo nei contesti. Eh sì, speranza sì, tanto speranza sì. Un match che avete portato a casa e vi vale anche il suo passo su Modena. Eh sì, adesso dobbiamo continuare con questi risultati positivi, perché come abbiamo visto non possiamo permetterci dei passi falsi, perché Modena è sempre lì che attacca e attacca. Abbiamo fatto un piccolo passo falso a Molfetta, ma anche per merito loro, perché hanno giocato una grande partita. E questo è lo sport e ci sta. E adesso la vengo. About the match? The match? I thought we tried our best, making sure that we kind of focused on what we needed to and what we practiced on this entire week, but Trentino is a very strong team with a lot of force, and they're pretty difficult to play against. Next match is against Treia, I believe it's Treia. Now now we control is all live many yeah. He's in Treia. Oh, Padova? Yes. Yeah. Padova? No, I don't believe they can read. Yeah, they can read. The match of today and the next week. He's in Treia. What about what kind of match it could be? Should be a lot better than this match. Of course, Trentino is really ranked high, so. But this next match, I'm sure we'll focus on a little bit more on our defense and our serve reception. We should be able to get a win. Match terminato 3-0 per Trentino, però voi non siete scesi in campo per fare quella comparsa, ma per giocare. Sì, è quello che proviamo a fare sempre. Il problema è che a volte i nostri limiti diventano ancora più grandi, come è successo questa sera, e mi riferisco soprattutto alla battuta, e quando si palesano non riusciamo a trovare un'alternativa, e questo lo paghi con qualsiasi squadra, a maggior ragione con una squadra come Trento che lotta per vincere lo scudetto, è seconda in classifica, però correggo prima in questo momento perché ha riposato Modena, prima in questo momento perché Modena ha riposato, giusto, grazie per la correzione, ecco. E noi dal canto nostro cerchiamo di mettercela sempre tutta, ovviamente insieme alle nostre lacune, ai nostri difetti, ci mettiamo tanto cuore, proviamo a sopprire con il cuore, purtroppo ancora non basta per colmare il gap che c'è con le altre squadre. E come se non bastasse, trasferta di Treia settimana prossima, ci sarà da lottare anche lì, da cercare comunque sia di portare avanti. Dobbiamo prenderla con lo stesso spinto con cui abbiamo preso la partita di Modena e questa partita qua. Si va per cercare di fare il meglio, cercare di non sfigurare, provare a mettere in difficoltà delle squadre blasonate come queste. Già il fatto che vai lì a giocartela magari punto a punto già per noi già è una soddisfazione. È ovvio che non possiamo accontentarci di questo, siamo professionisti, siamo sportivi, e perdere non fa mai bene e non ci fa mai piacere. Però per la situazione attuale, quello che possiamo pretendere dalla nostra situazione attuale è questo, cercare di andare a giocarcela con tutte.